Roberto Andreghetti, 6 Ghiaccio del Nord, Enrico Bellei, 7 Giorgino, Marcello Di Nicola, 8 Jerek Naf, Maurizio Sibilla. Partono arretrati Giorgino e Jerek Naf. A te piano anche Gleno Day. Stacco della macchina con Gauguin Hans che rimedia al volo l'incertezza ma lascia la leadership a Ghiaccio del Nord. Poi Godard del Ronco che prova a parcheggiare avanti a Grego Marro, operatore che riesce dopo 200 metri in 14.4. Metà della prima curva con il leader Ghiaccio del Nord che provvede subito a modellare l'andatura. Nella sua scia Gauguin Hans precede Godard del Ronco, i primi 400 metri davvero molto tranquilli nell'ordine del 30.4. Davanti alle tribune Ghiaccio del Nord controlla tatticamente, si muove Godard del Ronco in anticipo su Grego Marre e Gleno Day. Si formano piopparille dopo 600 metri in 45.2, 14.8 davanti alle tribune. Ghiaccio del Nord ha proprio a vantaggio la penultima piegata, avendo in scia Gauguin Hans al lato ora Godard del Ronco che è pedinato da Grego Marre e Gleno Day, al largo anche Jerek Naf, lungo i paletti rimangono Georgia B e Giorgino. Mezzo minuziale di tutto comodo in 1-1, ancora 15.8 in piegata, si va a completamento del chilometro, passato da Ghiaccio del Nord in 1.15.5, Ghiaccio in vantaggio su Godard del Ronco al largo e Gauguin Hans di dentro, poi Georgia di per le vie brevi con a destra Grego Marra, i tre quarti di miglio in 1.29.5.14, l'ultima frazione con Ghiaccio del Nord che prova a mettere in difficoltà Godard del Ronco, Gauguin Hans senza spazio, coperto anche da Grego Marra, poi i problemi per Georgia B che finisce con lo sbagliare, si va all'ingresso in retta d'arrivo con Ghiaccio in vantaggio, tazza al palo, si risente bene, Ghiaccio del Nord, Enrico Bellei, Klaus Holman, la connection che sigla il Città di